Ho un incontro di lotta libera con il gemello cattivo di Babbo Natale. Avvertimi quando è finito, disse Talia. Teneva gli occhi serrati. La statua ci reggeva con forza per impedirci di cadere, ma Talia le stringeva il braccio come se ne andasse della sua vita. Va tutto bene, le giurai. Siamo. siamo molto in alto? Guardai giù. Sotto di noi stava sfrecciando una catena di montagne innevate. Allungai un piede e smossi con un calcio un po' di neve da una cima. Nah, risposi. Niente di che. Siamo sulla Sierra, gridò Zoe. Lei e Grover si reggevano alle braccia dell'altra statua. Sono venuta a caccia qui in passato. A questa velocità saremo a San Francisco in poche ore. Evviva, si va a frisco! esclamò il nostro angelo. Ehi Chuck, che ne dici di fare di nuovo un salto dai ragazzi del Mechanics Monument? Loro sì che sanno divertirsi! Oh cavolo! rispose l'altro. Ci puoi contare! Siete già stati a San Francisco? chiesi. Noi automi dobbiamo pur divertirci un po' una volta ogni tanto, no? rispose la nostra statua. I meccanici del monumento ci hanno portati al De Young Museum e ci hanno presentato a quelle belle figliole di marmo. Poi. Hank! lo interruppe Chuck. Sono dei ragazzini, amico. Oh, giusto. Se le statue di bronzo possono arrossire, giuro che Hank lo fece. Pensiamo a volare. Accelerammo, dal che capii che gli angeli erano eccitati. Le montagne cedettero il passo alle colline e sorvolammo campi piccole città e autostrade. Grover suonava il flauto per passare il tempo. Zoe si annoiava e si mise a tirare frecce a caso contro i cartelloni pubblicitari. Ogni volta che vedeva un cartellone dei supermercati Target, quelli con il logo a forma di bersaglio, li centrava in pieno a 160 km all'ora. Ne incontrammo a decine. Talia tenne gli occhi chiusi per tutta la strada. Borbottava parecchio a bassa voce, come se pregasse. Sei stata brava alla diga, le dissi. Zeus ti ha ascoltato. Era difficile capire cosa stesse pensando senza poterla guardare negli occhi. Forse, rispose, come hai fatto a scappare dagli scheletri nella sala delle turbine, a proposito? Hai detto che ti avevano incastrato. Le raccontai di quella strana ragazza mortale, Recel Elizabeth Dare, che sembrava capace di vedere attraverso la foschia. Mi aspettavo che mi desse del pazzo, invece annui. Esistono mortali speciali, disse. Nessuno sa perché. A un tratto mi balenò in mente una cosa a cui non avevo mai pensato prima. Mia madre era così. Aveva visto il Minotauro sulla collina mezzo sangue e sapeva esattamente cosa fosse. E quando l'anno prima le avevo raccontato che Tyson in realtà era un ciclope, non si era per niente scomposta. Forse lo aveva sempre saputo. Non c'era da meravigliarsi che quando ero piccolo avesse tanta paura per la mia incolumità. Vedeva attraverso la foschia perfino meglio di me. Beh, in realtà era una ragazza un po' irritante, osservai. Però sono contento di non averla uccisa. Sarebbe stato un peccato. Talia annuì. Deve essere bello essere dei normalissimi mortali. Lo disse come se ci avesse riflettuto parecchio. Dove volete atterrare, ragazzi? chiese Hank, svegliandomi da un pisolino. Guardai giù ed esclamai: Wow! Conoscevo San Francisco dai film e dalle fotografie, ma non dal vero. Probabilmente era la città più bella che avessi mai visto, una sorta di versione più piccola e più pulita di Manhattan, se Manhattan fosse stata circondata da colline e nebbia. Mi venne quasi voglia di scattare una foto da cartolina. Saluti da Frisco. Non sono ancora morto. Vorrei che fossi qui. Laggiù, rispose Zoe, vicino all'embarcadero. Buona idea. Confermò Chuck. Io e Hank possiamo confonderci in mezzo ai piccioni. Lo guardammo senza commentare. Scherzavo, protestò lui. Ehi, le statue non possono avere il senso dell'umorismo? In verità, non c'era proprio niente per mimetizzarsi. Era mattina presto e la gente in circolazione era poca. All'atterraggio sul molo principale facemmo prendere un colpo a un senza tetto. Vide Hank e Chuck e corse via urlando qualcosa sugli angeli marziani di metallo. Quando li salutammo, volarono via a divertirsi con quelle statue loro amiche. Fu allora che mi resi conto di non sapere cosa fare. Eravamo riusciti ad arrivare sulla costa occidentale. Artemide era lì, da qualche parte. Anche Annabeth speravo. Ma non avevo idea di come trovarle, e il giorno dopo era il solstizio d'inverno. Ne avevo la minima idea di quale mostro Artemide stesse cacciando. Era lui che avrebbe dovuto trovare noi in quell'impresa. Era lui che avrebbe dovuto mostrarci la strada, ma non l'aveva mai fatto. Ora eravamo bloccati lì sul molo senza soldi, senza amici e senza fortuna. Dopo una breve discussione. Concordammo che la cosa più importante era capire cosa fosse il mostro misterioso. Ma come? chiesi. Nereo, rispose Grover. Lo guardai. Cosa? Non è quel che ti ha suggerito Apollo? Trovare Nereo? Annui. Mi ero completamente dimenticato della mia ultima conversazione con il Dio del Sole. Il vecchio del mare, ricordai. Devo trovarlo e costringerlo a dirci quello che sa. Ma come? Zoe fece una smorfia. Il vecchio Nereo, eh? Lo conosci? domandò Talia. Mia madre era una dea del mare. Sì, lo conosco. Purtroppo non è mai stato difficile da rintracciare. Basta andare a naso. Che vuoi dire? chiesi. Vieni, rispose lei con scarso entusiasmo. Lascia che te lo mostri. Capì di essere nei guai quando ci fermammo davanti a un cassonetto di abiti usati. Cinque minuti dopo Zoe mi aveva rivestito con una vecchia camicia di flanella, dei jeans di tre taglie più grandi, un paio di scarpe da ginnastica rosso fiammante e un berretto con i colori dell'arcobaleno. Oh, sì, commentò Grover, cercando di non scoppiare a ridere. Adesso passi del tutto inosservato. Zoe annui, soddisfatta. Un tipico vagabondo. «Grazie mille!» brontolai. «Mi spieghi di nuovo perché lo sto facendo?» «Per confonderti in mezzo agli altri, te l'ho detto!» Ci fece strada fino al lungomare e dopo aver cercato per parecchio tempo, finalmente si fermò. Indicò un puntile dove dei senza tetto avvolti in coperte facevano capannello, in attesa che la mensa dei poveri aprisse per il pranzo. Sarà lì da qualche parte, disse Zoe. Non si allontana mai molto dall'acqua, ma durante il giorno gli piace stare al sole. Come faccio a sapere qual è? Infiltrati tra gli altri, rispose lei. Comportati come loro. Lo riconoscerai. Avrà un odore. diverso. Fantastico. Non avevo voglia di approfondire. E dopo che l'ho trovato, afferralo rispose. E tienilo forte. Le proverà tutte per liberarsi di te. Qualunque cosa faccia, non mollare. Costringilo a parlarti del mostro. Noi ti copriamo le spalle, mi rassicurò Talia. Mi tolse qualcosa dalla maglia, della peluria che veniva da chissà dove. Bah, a pensarci meglio... Non voglio avere nulla a che fare con le tue spalle. Però facciamo il tifo per te. Grover mi incoraggiò alzando i pollici. Io borbottai che era fantastico avere degli amici con superpoteri. Poi mi diressi verso il pontile. Mi calai il berretto sulla testa e inciampai come se non mi reggessi in piedi, cosa che non fu difficile, considerato quanto fossi stanco. Passai davanti al nostro amico dell'Embarcadero, che stava ancora cercando di mettere in guardia gli altri contro gli angeli marziani di metallo. Puzzava ma il suo odore non era... diverso. Continuai a camminare. Un paio di tizi malconci con delle buste di plastica in testa mi squadrarono torvi quando mi avvicinai. «Smamma, ragazzino!» borbottò uno dei due. Mi allontanai. Avevano un pessimo odore, ma pessimo in modo normale. Niente di insolito. C'era una donna con un mazzo di fenicotteri rosa di plastica in un carrello della spesa. Mi guardò come se avessi intenzione di rubarglieli. In fondo al pontile, un tipo che sembrava avere almeno un milione di anni, se ne stava spalmato sotto il sole. Indossava un pigiama e un accappatoio spellacchiato che probabilmente un tempo era stato bianco. Era grasso, con una lunga barba bianca ingiallita e somigliava un po' a Babbo Natale dopo che qualcuno lo aveva tirato giù dal letto e trascinato in una discarica. E l'odore? Feci qualche altro passo, poi mi bloccai. Aveva un cattivo odore, sì, ma di tipo marino, come di alghe cotte al sole, pesci morti e acqua salmastra. Se l'oceano aveva anche un lato spiacevole, beh, quel tipo lo rappresentava bene. Cercai di trattenere il vomito e mi sedetti accanto a lui, come se fossi stanco. Babbo Natale aprì un occhio con sospetto. Sentivo che mi guardava, però non mi voltai. Borbottai qualcosa contro i genitori stupidi e le scuole stupide, pensando che fosse un discorso ragionevole. Babbo Natale tornò a dormire. Mi irrigidii. Sapevo che la cosa sarebbe sembrata strana. Chissà come avrebbero reagito gli altri senza tetto. Fatto sta che saltai addosso a Babbo Natale. Oh! strillò. Volevo afferrarlo, ma fu lui ad afferrare me. Forse non si era per niente addormentato. E di certo non si comportava come un vecchietto inerme. Aveva una presa d'acciaio. Aiuto! urlava. Stritolandomi a morte. Criminale! gridò uno degli altri senza tetto. Un ragazzino che fa ruzzolare un vecchio a quel modo. Per ruzzolare ruzzolavo, sì, lungo tutto il pontile finché non finì con la testa contro un palo. Rimasi stordito per un secondo e la presa di Nereo si allentò. Stava cercando di svignarsela, ma prima che ci riuscisse, ripresi i sensi e lo placcai alle spalle. Non ho soldi! gridò lui, cercando di rialzarsi e di scappare. Però io gli serrai le braccia attorno al petto. Il tanfo di pesce marcio era spaventoso. Comunque, tenni duro. Non voglio soldi! risposi, mentre lui si divincolava. Sono un mezzo sangue. Voglio un'informazione. Con quella risposta riuscì soltanto a farlo divincolare ancora di più. Eroi! Perché ve la prendete sempre con me? Perché sai tutto? Lui ringhiò e cercò di scrollarmisi di dosso. Era come stare sulle montagne russe. Si dibatteva con così tanta forza che era impossibile reggersi in piedi. Ma strinsi i denti e rinsaldai la presa. Barcollammo fino al bordo del pontile ed ebbi un'idea. Oh, no! esclamai. L'acqua, no! Il piano funzionò. Nereo emise un grido di trionfo e saltò in acqua. Insieme ci tuffammo nella baia di San Francisco. Probabilmente ci rimase male quando si accorse che la mia presa diventava ancora più salda grazie alla forza che mi trasmetteva l'oceano. Però anche lui aveva qualche asso nella manica. Cominciò a mutare forma, finché non mi ritrovai fra le braccia una lucida foca nera. Dicono che le anguille siano sfuggenti, ma fidatevi di me, anche le foche non scherzano. Nereo continuava a puntare dritto verso il fondo, divincolandosi, dibattendosi e roteando nell'acqua scura. Se non fossi stato figlio di Poseidone non sarei mai riuscito a trattenerlo. A un certo punto fece dietro fronte e si ingrandì, trasformandosi in un'orca. Quando eruppe fuori dall'acqua, mi tenni forte alla pinna dorsale. Una piccola folla di turisti fece... Oh! e riuscì a salutarli con la mano. Ma certo, è una cosa da tutti i giorni a San Francisco. Nereo si rituffò in acqua e stavolta si trasformò davvero in un'anguilla viscida. Cominciai ad annodarlo finché lui non se ne accorse e tornò alla sua forma umana. Perché non ti decidi ad annegare? mughiò martellandomi di pugni. Sono figlio di Poseidone, risposi. Quel villano rifatto? C'ero prima io! Alla fine crollò sul limitare del molo delle barche. Sopra di noi c'era uno di quei pontili turistici costeggiati di negozi che somigliano a centri commerciali sull'acqua. Nereo aveva il fiato grosso. Io invece stavo benissimo. Avrei potuto continuare tutto il giorno, ma non glielo dissi. Volevo che avesse la sensazione di avermi dato parecchio filo da torcere. I miei amici si precipitarono giù dalle scale del molo. Lo hai preso! esclamò Zoe. Potresti anche sforzarti di non essere così stupita, replicai. Nereo gemette. Oh, magnifico! Un pubblico per la mia umiliazione! Il solito patto, suppongo. Mi lascerai andare se rispondo alla tua domanda? Ho più di una domanda, dissi. Una domanda per ogni cattura. È la regola. Guardai gli altri. Le cose si mettevano male. Volevo trovare Artemide e volevo scoprire cosa fosse il flagello degli dèi. E poi volevo anche scoprire se Annabeth era ancora viva e come potevo salvarla. Come avrei fatto a chiedergli tutte quelle cose in una domanda sola? Una voce dentro la mia testa stava gridando Chiedigli di Annabeth! Era ciò a cui tenevo di più. Ma poi mi immaginai che cosa avrebbe detto lei. Non mi avrebbe mai perdonato se l'avessi salvata anziché salvare l'Olimpo. Zoe avrebbe voluto sapere di Artemide, ma Chirone aveva detto che il mostro... Era perfino più importante. Sospirai. E va bene, Nereo. Dimmi dove trovare questo terribile mostro che potrebbe segnare la fine degli dèi. Quello a cui Artemide stava dando la caccia. Il vecchio del mare sorrise, mostrando i denti verdi di muschio. Ah, oh, questa è troppo facile. Rispose maligno. È qui. Nereo. Indicò l'acqua ai miei piedi. Dove? Il patto è chiuso, gongolò quello. E con un sonoro pop si trasformò in un pesce rosso e si tuffò con una capriola in mare. Mi ha imbrogliato! strillai. Aspetta. Talia sgranò gli occhi. Quello cos'è? Muuuu. Abbassai lo sguardo. E vidi il mio amico serpente mucca che nuotava accanto al molo. Mi pungolò una scarpa con il muso e mi guardò con i suoi tristi occhioni scuri. Ah, Bessie, dissi. Ora no. Mu. Grover rimase a bocca aperta. Dice che non si chiama Bessie. Riesci a capirla? Eh, capirlo? Grover annuì. È una forma molto antica di linguaggio animale, ma è un maschio e dice di chiamarsi Ofiotauro. Ofi che? Significa toro serpente in greco, spiegò Talia. Ma che ci fa qui? Mmm. Dice che Persi è il suo protettore, annunciò Grover, e che sta scappando dai cattivi. Dice che sono vicini. Ma come faceva a tirare fuori tutta quella roba da un singolo mu? Aspetta, fece Zoe, guardandomi. Conosci questa mucca? Stavo perdendo la pazienza, ma raccontai agli altri tutta la storia. Talia scosse la testa, incredula. E ce lo racconti solo adesso? Beh... Sì. Sembrava sciocco ora che lo diceva, ma era successo tutto così in fretta. Bessy, sì, lo fiotauro, sembrava un dettaglio trascurabile. Che stolta sono! esclamò Zoe all'improvviso. Conosco questa storia. Quale storia? Fa parte della guerra dei Titani, continuò lei. Mio. mio padre me la raccontò una volta, tanti anni or sono. È questa la creatura che stiamo cercando. Bessy? Sì? Abbassai lo sguardo sul serpente mucca. Ma... è così dolce. Non potrebbe mai distruggere il mondo. È stato proprio questo il nostro errore, replicò Zoe. Ci aspettavamo un mostro enorme e pericoloso, ma non è così che l'Ofiotauro decreta la fine degli dei. Deve essere sacrificato. Mugh, muggibessi. Non penso che gradisca molto quella parola con la S, osservò Grover. Accarezzai Bessi sulla testa, cercando di calmarla un po'. Si fece grattare dietro un orecchio, ma stava tremando. Chi potrebbe farle del male? chiesi. È talmente inoffensiva. Zoe annui. Ma vi è un potere nell'uccidere l'innocenza. Un potere terribile. Le parche pronunziarono una profezia millenni fa. Chiunque avesse ucciso l'Ofiotauro e bruciato le sue viscere, avrebbe avuto il potere di distruggere gli dei. Mu... Um... intervenne Grover, forse potremmo evitare anche di parlare di viscere. Talia fissava il serpente mucca, stupita. Il potere di distruggere gli dèi? Come? Voglio dire, cosa accadrebbe? Nessuno lo sa rispose Zoe la prima volta durante la guerra l'ofiotauro in effetti fu ucciso da un gigante alleato dei titani ma tuo padre, Zeus mandò un'aquila a carpirne le viscere prima che fossero gettate nel fuoco la scamparono per un soffio ora, dopo tremila anni l'ofiotauro è rinato Talia si mise a sedere sul molo tese la mano e beh, si andò subito da lei poi l'accarezzò e Bessie rabbrividì. L'espressione di Talia mi turbò. Sembrava quasi avida. Dobbiamo proteggerlo, le dissi. Se dovesse cadere nelle mani di Luke... Luke non esiterebbe, mormorò Talia. Il potere di rovesciare l'Olimpo è un'enormità. Direi di sì, mia cara disse una voce maschile dal forte accento francese ed è un potere che tu sprigionerai l'ofiotauro emise un gemito e si inabissò io alzai lo sguardo eravamo talmente assorti nella conversazione da essere caduti in un'imboscata in piedi alle nostre spalle gli occhi bicolore che luccicavano malvagi c'era il dottor Torni in persona la manticora e' assolutamente perfetto! gongolò la manticora. Indossava un logoro trencio nero sopra l'uniforme di West Overhaul, strappata e sudicia. I capelli erano spettinati e sporchi, e avevano perso il taglio militare. Non si rasava da tempo, così la faccia era coperta da un'ispida peluria d'argento. In pratica, non aveva un aspetto molto migliore di quei tizi alla mensa dei poveri. Tanto tempo fa, gli dei mi bandirono dalla Persia, raccontò la mandicola. Fui costretto a rimediare il cibo ai margini del mondo, nascondendomi nelle foreste, divorando insulsi contadini per nutrirmi. Non mi concessero mai di combattere contro i grandi eroi. Nelle vecchie storie nessuno mi temeva né mi ammirava. Ma le cose adesso cambieranno. I titani mi renderanno onore e banchetterò con la carne dei mezzo sangue. Al suo fianco c'erano due guardie armate, parte dei mercenari mortali che avevo visto a Washington. Altre due erano sul pontile accanto al nostro, nel caso cercassimo di fuggire da quella parte. C'erano turisti ovunque, a passeggio sul lungomare, in giro per i negozi. Ma sapevo che la loro presenza non avrebbe impedito alla manticora di agire. Dove. dove sono gli scheletri? chiesi. Torn fece un verso di scherno. Non ho bisogno di quegli stupidi zombie. Il generale crede che io sia un buono a nulla? Cambierà idea quando vi avrò sconfitti da solo. Mi serviva del tempo per pensare. Dovevo salvare Bessy potevo tuffarmi in mare, ma come mi sarei inventato una rapida via di fuga per due quintali di serpente mucca? E poi, come avrei fatto con i miei amici? Ti abbiamo già battuto una volta, risposi. Ah, siete riusciti a malapena a battervi con una dea al vostro fianco? Iaimí, quella dea in questo momento è occupata. Stavolta non riceverete aiuti da nessuno. Zoe incoccò una freccia e la puntò dritta alla testa della manticora. Le guardie sollevarono le pistole. «Aspetta, Zoe! Non farlo!» esclamai. Il dottor Thorne sorrise. «Il ragazzo ha ragione, Zoe Nightshade. Metti via l'arco. Sarebbe un peccato usciderti prima che tu abbia assistito alla grande vittoria d'Italia. Di cosa stai parlando?» ringhiò lei aveva lo scudo e la lancia alzati. Ma è evidente, rispose la manticora, è il tuo momento. Ecco perché Re Crono ti ha riportato in vita. Tu sacrificherai lo Fiotauro e porterai le sue viscere al sacro fuoco della montagna. Otterrai un potere illimitato. E per il tuo sedicesimo compleanno rovescerai l'Olimpo. Nessuno fiatò. Quello che aveva detto era terribile, ma non faceva una piega. Talia avrebbe compiuto sedici anni solo due giorni dopo. Era una figlia di tre pezzi grossi. E c'era in ballo una scelta, una scelta terribile, che poteva decretare la fine degli dèi. Proprio come diceva la profezia. Non sapevo se sentirmi sollevato, inorridito o deluso. E così, a conti fatti. Non ero io il mezzo sangue della profezia. Il giorno del giudizio era arrivato. Mi aspettavo che Talia mandasse la manticora al diavolo, ma esitò. Sembrava completamente sbigottita. Sai benissimo che è la scelta giusta, continuò il mostro. Il tuo amico Luke l'ha capito. Ti unirai a lui. Governerete insieme questo mondo sotto gli auspici dei Titani? Tuo padre ti ha abbandonato, Talia. Non importa nulla di te. E ora sarai tu ad avere poteri su di lui? Schiaccia gli dèi dell'Olimpo sotto i tuoi piedi, come meritano. Chi ama quella creatura verrà da te. Usa la lancia. Talia! esclamai. Riprenditi! Lei mi guardò come la mattina in cui si era svegliata sulla collina mezzo sangue, stordita e incerta. Sembrava quasi che non mi riconoscesse. Io Io non tuo padre ti ha aiutato. Le ricordai? Ha mandato gli angeli di metallo. Ti ha trasformato in albero per salvarti. Lei strinse l'asta della lancia. Lanciai uno sguardo disperato a Grover. Grazie agli dèi capì quello che volevo. Si portò il flauto alla bocca e suonò un rapido motivetto. La manticora strillò Fermatelo! Le guardie stavano tenendo Zoe sotto tiro e prima che si rendessero conto che era il ragazzo con il flauto il problema più grosso, si ritrovarono le gambe avviluppate da ramoscelli spuntati sulle assi del pontile. Zoe scoccò due frecce, che esplosero liberando un fumo giallognolo e sulfureo. Le frecce puzzolenti. Le guardie cominciarono a tossire. La manticora ci bersagliò con i suoi aculei, ma rimbalzarono sulla mia pelliccia di leone. Grover, di a Bessie di nascondersi sul fondo e di restare là, gridai. Mu, tradusse Grover. Potevo solo sperare che Bessie avesse capito il messaggio. La mucca, mormorò Talia ancora frastornata. Muoviti! La trascinai di peso su per le scale, verso il centro commerciale. Sfrecciammo dietro l'angolo del primo negozio. Udì la manticora che urlava ai suoi compari Prendeteli! e i turisti che gridavano mentre le guardie sparavano in aria alla cieca. Corremmo in fondo al pontile e ci nascondemmo dietro un chiosco pieno di souvenir di cristallo campanelle scaccia spiriti e acchiappasogni e robe del genere che scintillavano al sole. Accanto a noi c'era una fontana. Sotto un gruppetto di leoni marini prendeva il sole sugli scogli. Davanti a noi si stendeva la baia di San Francisco, il Golden Gate, l'isola di Alcatraz, le colline verdi e la nebbia in lontananza, su a nord. Un quadretto ideale non fosse stato per il fatto che noi stavamo per morire. E che la fine del mondo era vicina. Tuffati persi, mi ordinò Zoe. Tu puoi fuggire in mare, puoi correre a chiedere l'aiuto di tuo padre. Forse puoi salvare l'Ofio Tauro. Aveva ragione, ma non volevo. Io non vi lascio qui, ragazzi, risposi. Combatteremo insieme. Devi avvertire il campo, provò a dirmi Grover. Almeno per fargli sapere cosa sta succedendo. Poi notai i cristalli che disegnavano degli arcobaleni di luce. La fontanella era proprio vicino a me. Avvertire il campo, mormorai. Buona idea. Tolsi il cappuccio a vortice e mozzai la canna della fontana. Il tubo esplose e ci sommerse di spruzzi. Talia trasalì all'impatto con l'acqua. Ma nei suoi occhi la nebbia sembrò dileguarsi. Sei impazzito?, chiese. Invece Grover capì. Si stava già frugando nelle tasche. Lanciò una dracma d'oro nell'arcobaleno creato dalle goccioline d'acqua e gridò: "O oh dea, accetta la mia offerta!". Le goccioline si incresparono. Il campo mezzo sangue, dissi io, e lì nella nebbiolina scintillante proprio accanto a noi c'era l'ultima persona che avrei voluto vedere. Il signor D, con la sua tuta da ginnastica leopardata, che frugava nel frigorifero. Alzò pigramente lo sguardo. Prego. Dov'è, Chirone? gridai. Che maleducato. Il signor D beve un gran sorso da una bottiglia di succo d'uva. È così che si saluta? Salve, mi corressi. Stiamo per morire? Dov'è Chirone? Il signor D ci riflette un po' su. Volevo urlargli di sbrigarsi, ma sapevo che sarebbe stato inutile. Alle nostre spalle, passi e grida. Le truppe della Manticora si stavano avvicinando. Per morire, rimuginò il signor D. Com'è eccitante. Temo che Chirone non ci sia. Vuoi lasciarmi un messaggio? Io guardai i miei amici. Siamo morti. Talia strinse forte la lancia. Sembrava la solita, arrabbiata Talia di sempre. Allora moriremo combattendo. Che nobile discorso, commentò il signor D, soffocando uno sbadiglio. Allora, qual è il problema, di preciso? Dubitavo che avrebbe fatto molta differenza. Ma gli raccontai lo stesso dell'Ofio Tauro. Mm. Lui studiò il contenuto del frigo. Perciò è questo? Capisco. Non gliene importa niente, gridai. Preferisce vederci morire. Dunque. Sì, direi che stasera mi ci vuole proprio una pizza. Avrei voluto interrompere la connessione con un fendente della spada, ma non ne ebbi il tempo. La manticora gridò: Eccoli! E fummo circondati. Due delle guardie gli coprivano le spalle. Le altre due comparvero sopra di noi, sul tetto del negozio. Il mostro si strappò il trencio di dosso e assunse la sua vera forma, con gli artigli leonini sguainati e la coda irta di aculei velenosi. Ottimo! esclamò. Poi lanciò un'occhiata all'immagine trasmessa dall'iPhone. E sbuffò. Soli e senza un vero aiuto? Magnifico! Magari potresti chiedere aiuto, mormorò il signor D rivolto a me, come se fosse un pensiero divertente. Potresti dire, per favore. Sì, quando i cinghiali voleranno, pensai. Non avevo nessuna intenzione di morire implorando quello sciattone del signor D tanto perché si facesse una risata mentre cadevamo sotto i colpi delle pistole. Zoe incoccò le frecce. Grover sollevò il flauto. Talia alzò lo scudo e notai una lacrima che scorreva sul suo viso. Allora capii. Lei ci era già passata. Si era già trovata in trappola, in cima alla collina mezzo sangue. E aveva scelto di dare la vita per salvare quella degli amici. Ma stavolta non poteva salvarci. Come potevo permettere che le accadesse una cosa del genere? La prego, signor D., mormorai, ci aiuti. Naturalmente, non successe nulla. La manticora sogghignò. Risparmiate la figlia di Zeus. Presto sarà dei nostri. Uccidete gli altri. Gli uomini sollevarono le pistole e accadde una cosa strana. Avete presente la sensazione del sangue alla testa, come quando ti alzi troppo in fretta dopo che ti sei dondolato a testa in giù? Una sensazione del genere si diffuse tutto intorno e si udì come un grande sospiro. La luce del sole si tinse di viola. Sentì il profumo dell'uva nell'aria e anche di qualcosa di più acido. Vino. Snap! Era il suono di diverse menti che si spezzavano nello stesso istante. Il suono della follia. Una guardia addentò la pistola come un osso e si mise a correre a quattro zampe. Altre due mollarono le armi per ballare il balzer. La quarta si cimentò in quella che sembrava una tipica danza irlandese. Sarebbe stato divertente se non fosse stato così terrificante. No! gridò la manticora. Vorrà dire che ci penserò io a sistemarvi! Era già lì con la coda pronta, ma dalle assi sotto le sue zampe eruppero dei tralci di vite che cominciarono ad avvolgersi attorno al suo corpo, mettendo in pochi secondi foglie e frutti maturi. Mentre il mostro strillava, fu inghiottito da un'enorme massa di tralci, foglie e interi grappoli d'uva nera. Alla fine i tralci smisero di tremare ed ebbi la sensazione che da qualche parte dentro quel groviglio, la manticora, avesse cessato di esistere. Bene, esclamò Dioniso, chiudendo il frigorifero. È stato divertente. Io lo guardai, inorridito. Come ha potuto... Come ha... Ingrato, borbottò lui. I mortali si riprenderanno. Avrei dovuto dare troppe spiegazioni se li avessi ridotti così per sempre. Detesto scrivere rapporti a mio padre. Poi lanciò uno sguardo sdegnato a Talia. Spero che tu abbia imparato la lezione, ragazzina. Non è facile resistere al potere, non è vero? Talia arrossì come se si vergognasse. Signor D, fece Grover sbigottito. Lei. Lei ci ha salvati. Mm. Non farmene pentire, satiro. Ora muoviti, Percy Jackson. Avete guadagnato qualche ora al massimo. Lo fiotauro, dissi, può portarlo al campo? Il signor D tirò su col naso. Non trasporto bestiame. Questo è un vostro problema. Ma dove andiamo? Dioniso guardò Zoe. Oh, credo che la cacciatrice lo sappia. Dovete entrare oggi al tramonto, sapete, o tutto sarà perduto. Adesso vi saluto. La pizza mi aspetta. Signor D., esclamai, lui inarcò un sopracciglio. Mi ha chiamato con il nome giusto. Mi ha chiamato Percy Jackson. Assolutamente no, Peter Johnson. Ora levati di torno. Fece un gesto con la mano e la sua immagine scomparve. Tutti intorno a noi i tirapiedi della manticora stavano ancora dando di matto. Uno aveva trovato il nostro amico senza tetto ed era assorto in una serissima conversazione sugli angeli marziani di metallo. Le altre guardie stavano tormentando i turisti, facendo versi animali e cercando di rubare loro le scarpe. Io guardai Zoe. Cosa intendeva dire? Tu sai dove dobbiamo andare? Il suo volto... Era del colore della nebbia. Indicò dall'altra parte della baia, oltre il Golden Gate. In lontananza, una montagna solitaria si ergeva fin sopra lo strato di nuvole. Nel giardino delle mie sorelle, rispose. Devo tornare a casa.